Qualcuno, per esempio su quel giornale Libero che leggevo prima, sì, ogni tanto fa dei titoli, immigrazione uguale terrorismo. Allarme su possibili jihadisti infiltrati nelle manifestazioni. I Black Bloc, quello probabilmente il titolo doveva essere legato ai Black Bloc, perché abbiamo visto che in quasi tutte le manifestazioni, comunque soprattutto quando diventano a livello nazionale, si infiltrano, creano i caos e i disordini che vediamo poi tutti. Su terrorismo e immigrazione comunque una correlazione c'è, è inutile che fingiamo che non ci sia. Sì, ma fammi finire il discorso dopo. È inutile che fingiamo che non ci sia, come è bellissimo parlare di sogni, condivido che i sogni siano una base anche della politica e delle scelte politiche, però bisogna anche concretamente, bisogna anche concretamente poi fare degli atti, perché sui sogni, sui sogni non si riesce. Posso finire? Ci sono argomenti che io capisco non possano condividere la linea che la Lega Nord ha e che per me è di buon senso. Ma no, lei che ha fatto per questo? Lei personalmente, individualmente, io personalmente sono un consigliere comunale. Ogni giorno lotto e cerco di fare in modo che ci sia una reale integrazione, che oggi non c'è, perché sono stati creati dei ghetti nelle aree delle nostre città. No, io sono una città di sinistra, per cui i ghetti li avete fatti voi. Ma li ha fatti Maroni, avete costruito i grandi campi, la concentrazione. Non ci sono i controlli nelle moschee, ci sono ONG islamiche che lavorano sul nostro territorio e che portano imam che vanno a inneggiare la jihad e non vengono bloccati. Per cui va bene il mondo dei sogni, ma se non si fanno cose concrete, l'amministrazione può fare cose concrete. Vi posso dire che mi annoia questa cosa? Non servono a niente, perché non risolvono il problema, però la correlazione fra terrorismo e immigrazione c'è, che poi per gestirla serva anche andare in Italia non c'è mai stata, non c'è mai stato un terrorista che è venuto su un barcone che ha fatto attentati in Italia. In Italia? Non l'ha fatto in Italia? Non li ha fatti in Italia. È vero che l'uomo degli attentati di Berlino era passato dall'Italia, dall'Italia per cui bisogna essere Mineo, dopodiché, allora la correlazione possiamo dire tutti che c'è. Poi c'è tutto un problema delle seconde generazioni, e questo qua è un altro capitolo in cui bisogna aprirlo e parlare dell'integrazione fatto posso in un certo modo che non, è, non può essere per tutti e non può infatti essere siete contrari apriamo allo le solido, porte no? apriamo infatti le porte voi siete contrari allo tutti, io solido, senza o sbaglio, le regole o sbaglio. Certo. Bene, dopo di voi siete persone tutti qua pericolose senza le regole. No, beh, è pericoloso chi sta gestendo l'immigrazione come è ora e ci sta portando a vedere e affrontare la situazione nazionale e europea sopra la Burmite e Borgonzoni.